Te ne intendi di allarmi? Abbastanza. Sono stato 2 anni in squadra rapina. Io ho fatto un corso sui sistemi di sicurezza quantico e ho avuto il massimo dei voti. Allora suppongo che tu ne sappia qualcosina più di me. Sono la numero 1. Non l'ho detto per vantarmi. Per sottolineare che mi sei superiore. Non mi sento superiore. Solo qualche volta con me. Ma mi piace farti da cagnolino. Vedrai che ci so fare. Sei così piena di te. Buongiorno. A voi, salve. Signora, veniamo per il sistema di allarme. Ah, era ora che arrivaste. Già. Continua a spegnerlo, ma si rimette a suonare. Vediamo se così lo disattivo. Ecco fatto. Deve essere un errore di sistema. Dovrò reinserire il codice base. Mamma, quel signore sficca nasa. Joshua, quel signore non ficca nasa. Si è educato. Visto? L'allarme non suona più. Ciao, io sono Marty. Vuoi provare un videogioco? Mi piacerebbe, ma purtroppo adesso... devo lavorare, Joshua. Mamma, digli di giocare. Beh, se la cosa non le crea problemi, Marty. No, assolutamente no. Su, giochiamo. Quanti anni ha? 6 anni. Io ne ho 1 di 4 e la mia vita è totalmente cambiata. Madre che lavora? Già. Permette? Certo. Lui è mio marito, Clay. Ma sei bravissimo. Sei imbattibile, Joshua. Come diceva lei, cambia tutto così in fretta che appena ci siamo conosciuti sono rimasta incinta. Ah, sei troppo forte per me. Eravamo così innamorati. Ci è sembrato un segno e ci siamo sposati. Sei arrivato prima di nuovo. Mi arrendo. Ha una bella famiglia. È stata una fortuna conoscere Clay. Non ho capito una parola, signora Mastin. Posso chiederle che lingua è? È ceceno. Devo dirle una cosa. Noi due siamo agenti federali, NCIS. Qualcuno vuole ucciderla. Andiamo, che assurdità. Per favore, andate via. Emma, non siamo qui per arrestarla, ma per proteggerla. Però abbiamo bisogno che ci aiuti. Vada via. Siete in grave pericolo. Lei e la sua famiglia. Mi dica tutto per il bene dei suoi. La prego. Non mi nasconda niente. Ci sono verità che sarebbe meglio non venissero mai fuori.